2, 1, vai. Stiamo per commentare una delle due denunce che abbiamo presentato questa mattina. La seconda verrà da noi presentata in un prossimo video. In questo noi vogliamo parlare di qualcosa di assurdo nella sua totale criminalità. Qui c'è una criminalità di Stato diffusa, ampia, completamente stratificato su ogni livello, a partire dal più basso degli organi che dovrebbero controllare a quelli che decidono le sorti della nazione. Le gare d'appalto truccate. Ma possiamo dire una cosa ancora prima. Noi abbiamo oggi un governo che è veramente non un governo di transizione, ma un governo di decadenza totale, perché i membri di questo governo, coordinati da un testa di cazzo, perché, oddio, è un eufemismo. No, sì, noi l'abbiamo chiamato l'idiota e forse gli spetta qualcos'altro. Comunque, sono tutti a livello dell'idiota. Ad esempio, nel governo di Monti c'erano dei fior di delinquenti, ma erano fior di delinquenti. Capaci. Erano assassini patentati, assassini, cioè provocatori di suicidi. Invece qui sono dei ladri di poli a dimensioni stratosferiche, perché la truffa dell'Enel, la truffa dei contatori Enel, è una truffa di svariati miliardi, adesso Orazio ve la illustrerà. Però il fatto è che la truffatrice è stata eletta ministro, quindi non è che la ministra, che era una puttana qualsiasi, lo è comunque, lo diciamo per come complimento, perché tra lei e una puttana c'è la stessa differenza che c'è tra un verme e la Madonna. Allora, detto questo, è diventata ministro in quanto grande truffatrice, grande malversatrice. Per dar retta al suo ganso, capito? Cascata. Io sono dell'opinione che oramai i cosiddetti incarichi governativi siano messi all'asta e si comprino esattamente come si comprava il papato nel Medioevo. Esattamente. Uno si compra il ruolo di ministro. Perché? Perché la signora Federica Guidi c'aveva un motivo ben grave, importantissimo da curare e tutelare, e cioè che non uscisse fuori quello che adesso andiamo a dire noi, e cioè, partendo dall'inizio, che il signor Francesco, come si chiama quello? Francesco Tato, che se ne vantava pure anche in interviste televisive successive, fu quello che si vantò di aver informatizzato la lettura dei contatori attraverso i telecontatori. Te li consiglio. Allora, il signor Tadò... Io ho ancora una causa in corso contro Acea per questi... Ah, racconta un po'. No, vabbè, abbiamo vinto una causa, causa è stata vinta. L'altro ieri. Sì, comunque la sentenza è uscita prima, noi abbiamo preso atto perché poi le cause davanti al giudice di pace hanno un andamento piuttosto lungo, anche perché poi la notifica della sentenza arriva con che ha detto di la sentenza? Che io avevo vinto. Ha detto che tu eri stato chiamato in giudizio per pagare 8.000 euro e invece... Sì. Sono venuti per massare e sono tornati mazziati. Esattamente. Perché? Perché il giudice che cosa ha detto? Il giudice ha detto che ci spettano i soldi per i danni e tutto il resto. 4.500 euro. Parte questo. Quindi lui l'altro ieri ha guadagnato 12.000 euro. Allora, ma io non li dovevo quei soldi. E certo. Non erano proprio dovuti. Però stando allora avresti dovuto pagare. C'era la cartella esattoriale, sì. C'era già tutto. Malgrado questa sentenza che è stata emessa qualche mesetto fa, ieri ci è arrivata la bolletta della CEA che non prende assolutamente atto della sentenza e continua a comunicarci
che abbiamo un debito di 7.500 euro. E questo per dire come funziona il sistema italiano. Allora, questa querela, andiamo per gradi, questa querela è, come al solito, contro il Presidente della Repubblica dell'epoca del 2001, quando fu iniziato questa solfa, che è tuttora in corso. I reati di cui denunciamo sono tuttora in corso, nonostante ci siano state una serie di interpellanze parlamentari addirittura su questo argomento, e quelli che avrebbero dovuto controllare non hanno smosso una riga o una virgola, se non dopo l'intervento del privato cittadino che andava a denunciare il malfunzionamento di questi apparecchi, e volta per volta singolarmente il procuratore, il giudice vinceva la causa, vinta la causa, e ovviamente doveva intervenire con la sostituzione del contratto. No, ma doveva intervenire anche la magistratura dopo aver constatato, oltretutto, invece è obbligatorio l'atto penale. Allora, quindi coinvolti in questa storia solo per massimi gradi, perché ognuno di questi poi coinvolge centinaia di sottoposti che a loro volta, se io fossi stato sottoposto, che ne so, dell'autorità dell'energia e del gas, avrei detto: caro presidente dell'autorità, io ti faccio un culo così perché tu non intervieni. E invece tutti d'accordo, pure lo spazzino, lo sciocco a bottiglie. E allora quindi Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e tutti i predecessori a partire dal 2001, Presidente della Camera Laura Boldrini e i suoi predecessori a partire dal 2001, Presidente del Senato signor Piero Grasso e i suoi predecessori a partire dal 2001, Ministro dello Sviluppo Economico Federico Guidi e i suoi predecessori a partire dal 2001. E quello è, questo sarebbe lo sviluppo economico, eh? Esatto. Ministro dell'Economia e delle Finanze a sua volta Pier Carlo Padoan e i suoi predecessori a partire dal 2001. Il ministro delle finanze, degli stati del signore, certo, visto che lui fa parte della razza eletta. Della razza eletta. Il signor ministro guardasigilli Andrea Orlando, che ha sottoscritto una porcata che poi dopo la vediamo, il vice ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti, che ha scritto una legge che prenderlo a calci nel culo e sui coglioni per 30 anni non basterebbe. Io spero che qualcuno di questi domandate a qui, ma com'è che non ci denuncia mai nessuno per perché la Madonna? Sono delle merde, sono delle ma merde. Ma perché sanno che se andiamo in giudizio gli facciamo un culo tanto, e non solo a quelli che denunciamo, ma al sistema nel suo complesso. Perché qui non è più una persona o due o cento o mille che sono corrotte, colluse, eccetera. Qui è il sistema nel suo insieme. Se tu non sei colluso, non fai carriera, non procedi negli scatti di anzianità. Sei finito nella pubblica amministrazione, non puoi assolutamente partecipare. E quindi questo, ecco, per dire. E andiamo gradualmente. Quindi tutti i governi insediatisi a partire dal 2001, tolleranti e simili appariscenti truffe, perché non è che è stata fatta al buio di soppiatto. No, che non, tutto al buio, no, senza sapere un cazzo nessuno. Qui ci sono le leggi, hanno emesso una serie di leggi a tamponamento della loro precedente truffa, ma è una cosa assurda, una follia. In un paese democratico questo sarebbe andare a sotto processo immediatamente e fucilazione il giorno dopo. E allora? Quindi tutti i componenti della Corte dei Conti, perché una moria di denaro così feroce, così violenta, la Corte dei Conti non può far finta che non esiste. Qua parliamo di 10 miliardi di euro, inizialmente, senza le truffe che poi ne conseguono dopo, a danno dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni stesse, perché la corrente la paga pure il Ministero, all'Enel, o no? O all'Enel o altri enti. Certo, E quindi Francesco Tatò, amministratore delegato dell'Enel, Paolo Scaroni, ex amministratore delegato dell'Eni, Fulvio Conti, ex amministratore delegato dell'Eni, Piero Gnutti, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Enel, Paolo Andrea Colombo, presidente dell'Enel, Maria Patrizia Griego, presidente dell'Enel, Francesco Starace con la A, amministratore delegato del gruppo Enel, comunque denominato dal 2001, Guido Alberto Guidi, presidente della Ducati Energia, padre della signora Federica Guidi, Marco Galasso, direttore generale e direttore amministrativo di Ducati Energia, Valerio Gamba, ingegnere e direttore commerciale di Ducati Energia, Guido Bortoni, presidente dell'Autorità di Energia Elettrica e del Gas, Pippo Ranci Ortigosa, ex presidente dell'Autorità di Energia Elettrica e del Gas, Alessandro Ortis, ex presidente dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, Giuseppe Rossi,
presidente di Acredia, Filippo Trafiletti, direttore generale di Acredia, uno domanda chi cazzo è Acredia, è quello che accredita i vari enti o aziende, imprese e quant'altro e gli dà il benestare, ma lo accredita in quanto attendibile, affidabile e quant'altro a secondo del tipo di accreditamento che devi fare. Cioè, oggi se tu vuoi accreditare per qualunque cosa devi passare attraverso Accredia. Esattamente. Ecco. Se vuoi andare ad esempio a accreditare lo spruzzo dell'uccello, devi andare lì e capito. E invece qui no, hai capito come fa? Aspetta. Quindi Filippo Trafiletti, abbiamo detto, direttore generale di Accredia, Emanuele Riva, direttore certificazione e ispezione di Accredia, Giuseppe Peleggi, direttore agenzia delle Dogane, Pasquale Di Maio, vice direttore dell'agenzia delle Dogane, Ivan Lobello, presidente di Union Camere, Giorgio Mancaroni, vicepresidente vicario di Union Camere, Leonardo Basilichi, vicepresidente di Union Camere, Giovanni Da Pozzo, vicepresidente di Union Camere, Claudio Andrea Gemme, membro del consiglio direttivo di IMQ, Istituto Italiano Marchio di Qualità, Antonella Scaglia, amministratore delegato dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità e quant'altri. Siamo arrivati a 36 con tutte le loro filiere, perché ognuno di questi rappresenta decine se non centinaia di personaggi o anche migliaia di personaggi. Che dovrebbero controllare, che dovrebbero dare questo spruzzo, no, negli occhi degli italiani, dire guarda quanti enti che sono tutti d'accordo per tutelare il cittadino, invece sono tutti d'accordo per delubarlo. Allora, ma vediamo i capi di imputazione, qua c'è da divertirsi. Concorso formale in reato continuato, articolo 81. Pene per coloro che concorrono nel reato e quindi sanzioni ulteriori in concorso, no? Circostanze aggravanti appunto il concorso di centinaia di persone, perché qui abbiamo come minimo varie centinaia di persone. E poi corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, perché solo corrompendo puoi riuscire a fare una cosa del genere. O abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, la signora Federica Guidi. No, e tantissimi altri, qua le stecche l'hanno prese in centinaia e centinaia, perché se no queste cose qui non le fai. Ma nemmeno stecche, questa non è nemmeno gente corrotta. No. Questa è peggio della merda degli stronzi. Vabbè, capito? Allora. Questi, aspetta, capito? Omissioni... E io l'ho provato, un giorno racconterò la storia dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria. Bravissimo. Omissione di atti d'ufficio, associazione a delinquere, e qui anche circostanze aggravanti. E poi, qui arriva il bello. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autentificazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti. Qui ce ne sono 33 milioni di strumenti contraffatti. Avete capito bene? 33 milioni di strumenti contraffatti a cui non ha posto rimedio nessuno di quelli che abbiamo elencato. E poi vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, cioè praticamente lì sui contatori c'è scritto CE che hanno contrabbandato per Comunità Europea, in realtà è tutt'altra cosa, come poi vedremo, cioè certifica che è China Export, cioè è un marchio di un consorzio privato di aziende cinesi. E vuol poi, dire anche cesso, Poi uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta, cioè il marchio che abbiamo detto. E poi contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Sempre parliamo dei contatori Enel. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, perché l'hanno prodotto in Cina e li hanno importati in Italia dicendo che erano prodotti dalla Ducati Elettronica Energia. Poi tutta una serie di falsità che non sto a dire e poi frodi contro le industrie nazionali, perché quando hanno fatto la gara d'appalto hanno messo sicuramente quattro soldi quel contatore, un'altra azienda, tipo per esempio la Vimeo, mi viene in mente la Vimeo, potrebbe essere tantissime altre, ce l'ha presa nel culo perché ovviamente non potevano competere con quei prezzi lì. E quindi poi frode nell'esercizio del commercio, perché hanno fatto... Ma è strano che queste aziende fregate non abbiano fatto ricorso. Avranno preso anche loro la bella secca. Penso che... State buono, non fai niente, non lavori, non c'è spese, non c'è niente, becca anche tu il tuo miliardino, no? Che ne so, o i tuoi 100 milioni, no? E poi
istigazione aiuto al suicidio, perché ti arriva una botta come mi è arrivata a me da 12.000 euro di corrente elettrica, ti prende un colpo. A me no, perché per fortuna io ci sguazzo in queste cose da decenni, quindi per fortuna non mi fa l'effetto che fa alla ricchietta che campa con la pensione. E poi truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso della credulità popolare, detenzione di misure di peso illegali, perché questo è peso illegale, è una misura illegale, eccetera, eccetera. Luogo di emissione di tutto il territorio italiano, tempo di commissione, reato in corso di esecuzione, persone offese, Repubblica Italiana, tutti i cittadini italiani, la nazione italiana. Allora, qui esistono tutta una serie di leggi che non vi sto a dire, sono circa un centinaio di leggi fra norme, codici ISO, INA, UNI e altre sigle varie che non sto a dire, ma soprattutto c'è il Regio Decreto del 1900... Attenta! Il vento. Certo. Aspetta, facciamo così. Verifica. Sì, funziona. Allora, cari amici, abbiamo avuto un'interruzione perché... Un incidente sul cattivo vento. Un incidente sul lavoro. Che scorre in queste fronde ha fatto cadere la cinepresa, niente po' di meno. La telecamera, no? Ancora... Ma cinepresa, telecamera. Questi qui fanno passare per contatori elettrici delle autentiche cagate. Io posso anche cambiare il nome alla mia splendida telecamera. Andiamo avanti. Regio Decreto, 12 luglio 1934, che stabilisce che cosa è competenza della Corte dei Conti, dove deve intervenire e quant'altro. La quale Corte dei Conti ha pensato bene di farsi i cazzi suoi. E non è intervenuta in nessuna ma fase. Vedi che io tempo fa lessi la requisitoria del Presidente della Corte dei Conti, che io ho a casa e che se qualcuno la vuole vedere gliela faccio vedere, dove appunto questo emerito testa di minchia, no, lamenta certe incongruenze, ignorando che è lui stesso il vero autentico responsabile del mancato controllo di quello che avviene oggi in Italia, capito? E questo fa parte di quella falsità intrinseca, questa menzogna intrinseca, che è un po' di carattere camorristico mafioso, ma i mafiosi sono uomini d'onore, non arrivano a questo livello. Questi invece fanno finta di essere scandalizzati quando vedono uno scandalo, no? Ben sapendo che lo scandalo sono loro, il primo scandalo sono loro, quelli che devono controllare, che sistematicamente non controllano, ben sapendo come stanno le cose. Allora, ecco qui, la legge appunto sull'istituzione delle Corte dei Conti impone anche, fra l'altro, all'articolo 50, se nell'esame del conto della legge o di quello che viene proposto dal Parlamento, la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili diritti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica. Eccola qua, fede pubblica. No, spiega cosa significa. Ne riferisce. Che non è la fede nella Madonna, eh? Attenzione, la Madonna fa i miracoli, ascolta, non conteggia fammi dire i costi della spesa elettrica. Non intervenire. Allora, o contro la fede pubblica, ne riferisce per mezzo del Procuratore Generale, al Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello da cui dipende la gente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reo. Eccolo qua. Oh cazzo, ma... E queste invece pensano bene di farsi le loro vacanze, no? Vacanze ad libitum. Certamente. Non facendo un cazzo dalla mattina alla sera. A Panama. Noi ci siamo andati più di qualche volta alla Corte dei Conti. Abbiamo visto il tenore della qualità degli uomini. Siamo andati addirittura al protocollo, non sapevano neanche come cazzo protocollare un intervento, delle segnalazioni che abbiamo fatto noi, abbiamo dovuto dire noi come si fa il protocollo, ma vi rendete conto? Vabbè, il procuratore poi in quell'occasione che andavamo a denunciare la stessa Corte dei Conti 7 volte consecutivamente per 7 fattispecie di reato diverse in periodi diversi per cose diverse, non ha ritenuto neppure di volerci ricevere di fronte a una situazione così grave.
No, in modo... aveva da fare, doveva togliersi i peli dal culo. Ecco, va bene. Allora, qui torniamo sempre al discorso dell'onore. Cos'è l'onore? L'onore è fare il proprio dovere, appunto, osservando le regole del gioco. Perché tu non puoi dire le regole del gioco sono queste e quando ci capita dentro un povero cittadino gli fai un culo tanto, quando tu sei l'oggetto dell'osservazione, del controllo, non fai neppure il controllo. Non solo non ti dai una regola, nel senso che te la sei data ma non la osservi, ma neppure tenti di salvare la faccia, non te ne frega manco un cazzo dell'opinione della gente, di chi osserva. Vabbè, allora, che cosa succede? Succede che la fede pubblica, ecco, lo Stato è l'istituto che dovrebbe garantire la tutela della fede pubblica sia direttamente e sia indirettamente attraverso anche quelli che gestiscono la cosa pubblica su concessione governativa, tipo le banche, tanto per dirtene una, no? Che adesso hanno fatto una serie di leggi negli ultimi anni a favore delle banche, spudoratamente a favore delle banche, e le salvano dal fallimento quando è il momento di mandarle in fallimento. Un cittadino, se c'ha pure 100 dipendenti, se deve fallire, come stanno fallendo anche adesso banche, aziende anche di rilevanti, tipo per esempio quella azienda che fa le scarpe per i bambini, come si chiama? Non è la Chicco, no? No, quell'altra, quella ancora più prestigiosa, quella toscana, adesso non mi viene il nome. Quella aveva un centinaio di dipendenti fra diretti e indiretti, è fallita 10 giorni fa, col cazzo che hanno detto adesso vi diamo un sostegno morale, vi diamo un sostegno economico, vi diamo di pagare le tasse. Sì, lì è anche una causa di carattere demografico, non nascono più bambini e le scarpe per i bambini se ne fanno... quello ha anche influito certamente. Però non è solo quello, i bambini italiani non li fanno, ma gli arabi che arrivano li fanno. Quindi, ma quelli si mettono, vabbè. Cioè, i negri vanno a piedi nudi, gli arabi vanno con i ciabattoni, che cazzo. Allora, qui ci sono tre livelli di responsabilità e di reato. Il primo livello è qui, appunto, siamo di fronte a una truffa palesemente emergente dalla dichiarata conformità di qualità stampigliata sui contenitori esterno dell'apparecchio di misurazione dell'Enel, non confermata da nessun ente certificatore, non è mai stato messo all'omologazione, non è mai stato verificato, non è mai stato tarato questo apparecchio. Truffa derivante ancora più marchiata mistificazione del marchio China Export con il simile ma non uguale e certamente non confondibile dagli addetti ai lavori con il marchio CE. Ma anche dal semplice cittadino, la differenza è fondamentale. In particolare da un addetto ai lavori. Truffa per la mancata verifica appunto di bollatura ab inizio del misuratore elettrico e ricordiamo sempre anche contemporaneamente un misuratore fiscale, e la legge sulle imposizioni fiscali e sulla condanna prevede che l'entità del danno o del risarcimento o della sanzione o di qualunque altra cosa che si deve dare alla controparte, in particolare all'amministrazione pubblica, deve essere certa, determinata e legale, e se non c'è questa tre, poi ovviamente anche liquida, no? Come sappiamo bene, ma se non ci sono queste tre caratteristiche, tu pretendi un danno, un risarcimento, una sanzione, una multa o che sia, io non te vado un cazzo, perché tu sei tu che devi dimostrare che io te lo devo nella quantità, nella dimensione, nella quantità che io ti devo. E questo era il succo delle cause che tu hai visto. E certo, ed è questo il motivo per cui tu non puoi pretendere assolutamente nulla, addirittura l'Enel non può pretendere il pagamento delle bollette, perché se andiamo in tribunale, quello tu è come avere un metro falso, è come avere il salumaio, il norcino, averci la bilancia starata e che te frega quei... vi ricordate la Madonna, quella contestazione che ci mettevano la carta e facevano pagare la carta al peso, sì, al peso del prosciutto, al prezzo del prosciutto, che alla fine portò appunto alle bilance attuali che hanno la gara in memoria, esattamente, no? E quindi si regolano, c'hanno tutta una serie di dispositivi elettronici, no? Che addirittura ti danno il prezzo finito della quantità, esattamente. Quindi l'etichetta con il codice EAN, tutti i cassi. Non solo, una volta per un prezzo, per una cosa di questo genere, hanno creato uno scandalo enorme. Hanno creato uno scandalo, qui si sono mangiati miliardi su cose fondamentali, perché il misuratore, che anche come ha detto lui, è un misuratore fiscale.
Ma ti rendi conto? Cioè, io devo dare le tasse, devono essere certe quelle tasse, no ad cazzum, no ad capocchiam, ad cazzum, diciamo stavolta. Ma, a testa della guida, diciamo meglio, o del suo ganzo. L'elite intellettuale italiana, Italia, sì, sì. Oggi abbiamo il massimo dell'elite al potere. Si chiama Giannelli, Giovannelli. Gemelli. Allora, qui che cosa dice? Allora, qui di fronte poi alle cause continuamente perde sempre, non come l'Agenzia delle Entrate più o meno due volte su tre. Qua perde sempre l'Enel. Se andate in causa, gli fate un culo come una cattedrale. Capito? Come ha fatto lui. Con Acea però. Vabbè, cambia poco. Tra delinquenti si scambia. Allora, una delle volte in cui l'Enel fu portata in procedimento, la signora Enel ha discolpa e mise questo documento qua che è uguale per tutti, e cioè una pseudo certificazione. Ma una certificazione, immagino che voi abbiate idea di che cosa significa. Non può essere un'autocertificazione, deve essere una certificazione di un ente terzo. Fra me e lui vuole la certificazione, non posso io certificarlo, deve essere voi, te, un altro, chiunque, e deve dire no, Orazio c'ha ragione, e a dire quello che dice lo garantisco io. Certo. È chiaro, no? Cioè, invece qui che cosa fa? Sentite, l'Enel. Enel Distribuzione S.p.A., quale fabbricante del contenitore di energia elettrica attiva, e qua è già un primo falso, perché l'Enel non produce... Quel contatore lo produce, lo marchia e lo importa la Ducati Energia, e lo produce in una fabbrica sconosciuta in Cina. Magari aprendo un contatore forse si riesce a trovare il marchio originale. Ma magari quelli che sono andati lì sono degli italiani che sono trasferiti in Cina, come la signora Federica Guidi ha fatto l'impianto in Romania, magari l'ha fatto anche in Cina senza dire un cazzo a nessuno. Esattamente. Allora, Enel Distribuzione S.p.A. afferma, quale fabbricante del contatore di energia elettrica attiva, che non è vero, modello GEM, che non è neanche quello, ha ottenuto la valutazione di conformità alla direttiva 2004/22 CE, recepita con il decreto legislativo in oggetto, che è il... aspetta che ve lo dico... Vabbè, lo stesso. Vabbè, non cambia niente. Insomma, l'importante è che i nostri amici capiscano. No, ma... No, diciamolo chiaramente. No, aspetta. Se vogliono vedere questo, se lo vedono su Alba Mediterranea. No, andate su albamediterranea.com, ve lo scaricate. Lo potete riprodurre, lo potete anche presentare all'autorità giudiziaria per andare a colpire Enel S.p.A. in primis e poi tutti quelli collegati che abbiamo elencato prima. Allora, ha ottenuto, dice, la valutazione di conformità alla direttiva 2004/22/CE, recepita con il decreto legislativo in oggetto, dall'organismo notificato numero 0122 NMI Certim BV Netherlands, istituto metrologico olandese, che a tal fine ha rilasciato le seguenti certificazioni. Certificato di esame di tipo in conformità con l'allegato B, eccetera, recante il numero T10111. Buongiorno. Salve. Ciao, forza. Buona sgambettata. Grazie. E poi garanzia di qualità del processo di produzione in conformità con l'allegato del decreto legislativo. Ah, ma siete parecchi? No, finiti. C'è scritto fine dietro, no? Recante il numero CE 2001 in scadenza 7 agosto 2016 e riguardante il sito di fabbricazione utilizzato da Enel Distribuzione S.p.A. Ducati Energia, eccetera. E qui lo dice, che ha costruito, però non l'ha costruito la signora Ducati. Guidi, la signora Guidi. Quindi, e pensare che la Ducati era una grande azienda. Una grande azienda che vinceva i mondiali. È vero che c'erano personaggi del calibro di Agostini, ma per caso. No, Agostini non ci ha corso mai con la Ducati. Ah sì, all'inizio, no, all'inizio vero, che tutto quanto premesso, ai sensi per l'effetto dell'allegato D, punto 5.2, al decreto legislativo 2 febbraio 2007, numero 22, recante attuazione direttiva, eccetera, eccetera. Una boiata assoluta, perché qui dichiara il falso e mi dicessero che non è vero. E quindi poi tutta una serie di leggi ad capocchiam, proprio senza nessuna... Allora, ecco qui, entriamo nel dettaglio. Questo è il dettaglio appunto di un contatore dell'Enel, quelli automatici, in cui c'è poi un riquadro qua, in cui c'è tutta una serie di simboli, fra cui anche questa... La falsificazione di quella... cosiddetta CE di certificazione
europea, che in realtà, poi lo vediamo qui, qui poi ci sono anche una serie di altri apparecchi, perché non è la Ducati non è diciamo un errore, dice cazzo mi è successo solo su 33 milioni di spettatori, no? Ma gli è successo pure su qualche centinaio di migliaia di questi apparecchi qua, perché eccolo qui, CE sempre che significa China Export, oppure qui, anche qui c'è CE che significa China Export, oppure anche qui, eccolo qui, in tutti questi riquadri c'è CE, ma che significa China Export, eccolo qui. E qui c'è la differenziazione, allora CE, Comunità Europea, è questo logo qua, con fatto di due cerchi, diciamo uno interno e uno esterno, che si congiungono tangenzialmente all'esterno della circonferenza, eccolo qua, chiarissimo, fatto anche con il foglio quadrettato. E quest'altro invece a fianco, questo qui, è China Export, che sono due metà, è evidente che metà, è una truffa comunque, due metà di due cerchi, uno rovesciato rispetto all'altro, è una cosa completamente diversa. Oh, questa cosa è tra l'altro è stata all'origine dei tanti, tantissimi sequestri che le forze dell'ordine fanno, hanno fatto. No, la finanza fa in continuazione nei negozi dei cinesi. Esattamente. O nei magazzini all'ingrosso dei cinesi. Dove fanno importazioni di questa porcheria qui, che sarà pure anche ben fatta, ben costruita, ma non è certificata, non è stata omologata per essere commercializzata dentro la Comunità Europea. Quindi qui siamo ancora con il caso dei contatori. Non è un semplice bambolotto di pezza o un giocattolino di plastica o anche una telecamera importata clandestinamente. Qui siamo di fronte a un oggetto importato clandestinamente, spacciato per europeo, senza nessuna omologazione, senza nessuna taratura e senza nessuna verifica dell'effettiva capacità di misurazione, che però viene usato per far pagare le tasse. Ma vi rendete conto di che cazzo di inganno hanno perpetrato questi infami? E chi vuole, basta semplicemente che dice io non pago più Enel, e non paga più Enel, perché qui non c'è un cazzo da dimostrare. Enel non può dimostrare di volere assolutamente niente. Legittimamente non può pretendere assolutamente niente. Quindi io vi consiglio vivamente, cari amici. Buona giornata. Ciao. Ciao. Buona pedalata. Io vi consiglio vivamente, cari amici, accumulate un debito con Enel di qualche migliaia di euro e poi quando vi chiedete i soldi andate in causa e dite che è tutto falso. Allora, qui siamo di fronte, siamo andati a scomodare la legge, allora un attimo, sono andato a scomodare la legge, se lo trovo, sulla taratura degli strumenti e della metrologia del 1898, cioè nel 1898, nel 1898 hanno insegnato mio padre, si erano posti, anzi no, chiedo scusa, il testo unico del 1890, il testo unico 1890 delle leggi metriche ancora in vigore, / 7088, che norma tutto quello che c'è di industriale che debba essere misurato o diciamo quantificato secondo le varie dimensioni, le varie caratteristiche dello strumento e dell'unità di misura. E qui allora nel 1890 si posero il problema e l'hanno tutto codificato. Ovviamente nel 1890 non potevano prevedere i contatori elettronici, però ci sono tutte le premesse e le analogie per fare altrettanto per i contatori elettronici. Quindi non è più solo una questione, i signori hanno approfittato di una mancata regolamentazione, che era un buco legislativo che loro hanno sfruttato all'epoca per ovviare, ma è un buco illegale, perché tu non puoi utilizzare una carenza di legge per fare una cosa illegale,
che comunque è normata da altre leggi, perché tu la fiscalità la devi avere per certa, allora... non basta semplicemente che lo strumento non sia previsto dalla legge sulle misurazioni, no? Quella del 1890 che abbiamo detto, no? Il testo unico delle leggi metriche. Occorre che ci sia una correttezza di fondo, cioè lo Stato non può fare il delinquente, lo Stato e i suoi concessionari tipo Enel non possono fare i delinquenti, pure se ci sono i vuoti di legislazione, non può approfittare di queste, diciamo, manchevolezze per poter fare i cazzi di comodi propri. L'abbiamo detto anche prima ai carabinieri, no? A proposito dell'autovelox, no? Cioè tu non puoi, per il fatto che tu sei il potere, metterti lì a fare il passo alla quaglia, no? Tu devi, c'è la legge che dice che tu devi dichiarare 500 metri prima, 300 metri prima che c'è un posto di controllo, lo devi dichiarare, non te vuoi mettere in bucà e mettere lì di nascosto a fare la multa a quelli che passano come al passo del tordo, no? Che è illegale anche quello. Oltretutto, appunto l'ho detto. E quindi qui ci sono tutta una serie di responsabilità, non le sto a dire tutte perché la cosa sono 20 pagine. Ecco, questo ad esempio è un contatore di Acea, ma questo è legale. Acea è stata condannata a non pretendere i 7.500 che voleva e addirittura a pagarne 4.500, ma il contatore era regolare. Cioè, era fasullo quello, il mio, ma non era fra quelli irregolari. Chiariamolo bene, perché è assurdo, perché un contatore, che poi è il contatore di mia cognata, che è una donna di 90 anni, che spendeva mediamente 30 euro ogni cartella. A un bel punto è arrivata la cartella di 7.000, ma vuoi pensare che c'è qualcosa che non funziona? Certo. Ma anche qualora avesse caricato chissà che cazzo di roba, una centrale atomica probabilmente. Arriviamo. A 7.000 di cartella, allora, si era rotto il contatore, tant'è vero che me l'hanno levato. Allora, ascoltate un attimo. Allora, qui andiamo nel... Allora, qui c'è il decreto 22 del 2007 che dice all'articolo 6: gli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto sono commercializzati e messi in servizio con le funzioni di misura di cui all'articolo 1,2, solo se muniti della marchiatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 3. Quindi loro nel 2007, perché questo nel 2001 non esisteva, nel 2007 hanno cercato di porre riparo secondo la direttiva. Avrebbero dovuto ritirare tutto e rimettersene dentro. Esattamente, non l'hanno fatto. Quindi ancora di più, certo, un'altra responsabilità ancora in più, perché a questo punto... c'è la norma, eh? Allora, che cosa dice poi? Sempre, per fortuna che siamo in Europa. Sempre il decreto legislativo 22 del 2 febbraio 2007 dice l'articolo 5, è interessante pure questo, articolo 5, che comma 2, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto responsabilità di quest'ultimo, quindi la Ducati e la Enel, entrambe che commercializzano, sono responsabili in solito. Comma 3, sempre articolo 5, e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse. Lo dice la legge, proprio l'ha presa in castagna e lo dice la legge. Cioè non è un qualcosa di generico, dice proprio non trarre in inganno l'utente o chi sia relativamente al significato o alla forma delle marcature. Lo dice proprio chiaramente, cioè più che dirti vaffanculo, levali dalle palle perché molte faccio il culo a strisce. Sono passati altri 9 anni, ma aspetta, la cosa ancora più bella è l'articolo 6. L'articolo 6, eccolo qui, che dice... gli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto sono commercializzati e messi in servizio con le funzioni di misura di cui l'articolo 1,2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui l'articolo 13. Oh, lo dice l'articolo 5 e lo ripete. L'articolo 6, evidentemente perché gli voleva sturare le orecchie, ma comunque non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Allora arriviamo al dunque. Circolare dell'Agenzia delle Dogane del 23 maggio 2011, numero 17,
controlli sui contatori usati per accertare i flussi energetici ai fini fiscali, proprio specifici, perché le dogane fanno quello. Questa è la Guardia di Finanza, la circolare delle dogane riguarda la finanza, quella operativa sul territorio. Allora qui che cosa dice? Guardate qui, bene, testo vigente oggi 12 aprile 2016. Sì, conferma. Confermo. Agenzia delle Entrate, circolare 23 maggio 2011, numero 17/D. Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Trasmissione circolare congiunta di direzione centrale accertamento e controllo. Lo leggo perché è importante. Qua arriva l'acqua. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui l'articolo 19,2 del decreto legislativo 22/2007, che ancora nel 2011 non era stato fatto e che da quello che risulta non è stato fatto neppure oggi, relativo alla disciplina dei controlli metrologici successivi su contatori elettrici rientranti nel novero delle direttive 2004/22, la cosiddetta Mid Measuring Instrument Directive, nonché della più organica definizione dell'intero contesto metrologico afferente ai complessi di misure elettrici, la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori e la Vigilanza della Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e questa Direzione Centrale hanno ritenuto opportuno emanare congiunte istruzioni relativamente alle specifiche prestazionali, nonché alle modalità con le quali garantire attraverso opportuni controlli il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura installati presso le officine elettriche preesistenti o di nuova attivazione. Premesso quanto sopra, si trasmette per conoscenza il predetto atto congiunto, invitando nel contempo le direzioni di indirizzo a vigilare sulla sua corretta applicazione da parte dei dipendenti uffici. Allora, tralascio tutto, in particolare la verifica del corretto funzionamento in opera di tali contatori complessi di misura presso le officine elettriche assume un particolare rilievo anche per i fini istituzionali delle agenzie e delle dogane, per questione fiscale, poiché gli stessi sono impiegati con lo scopo di accertare sia flussi di energia elettrica rilevanti per i fini erariali. Lo dice la Guardia di Finanza, per la Madonna. Tale decreto, tuttavia, potrà riguardare esclusivamente i contatori conformi alla direttiva MID e pertanto risolve solo parzialmente le esigenze di tutela fiscale. Lo dice la Guardia di Finanza. Chi cazzo lo deve dire di più? Che di fronte a uno scempio del genere dice qualche finanziere aveva detto non facciamo la parte anche di noi dei collusi, no? È naturale. Allora, volendo andare a scavare un po' più a fondo, occorre riesumare il testo, il senso e l'animus di alcune fondamentali pietre miliari delle legislazioni normative italiane e comunitarie in materia. Ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1982, numero 798, attuazione della direttiva CE numero 71316, relativa a disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico. Articolo 1,1 istituisce il controllo CE degli strumenti di misurazione, comprendente l'approvazione del modello e la verifica iniziale. All'articolo 1,C/2 si afferma solamente che possono essere sottoposti a verifica, a controllo CE, gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare attuata nell'ordinamento interno in conformità alle disposizioni in vigore. Tralascio il resto. Allora, qui elenco tutta una serie di leggi che non sto a ripetere tutte, ma neppure il decreto ministeriale del 28 marzo 2000, numero 182, regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici in materia di commercio o di cambio di commercio. Quindi si suppone che come le nostre macchine devono dopo 10 anni essere verificate ogni 2 anni, no? Per vedere se funzionano, perché sennò vai in giro con un ferro da stiro. Infatti, ad esempio, ecco, una cosa importantissima. Cioè tu devi andare a fare ogni 2 anni, no? Il controllo delle automobili e qui invece va tutto bene. No, ma aspetta, l'automobile è qualcosa di meccanico, no? Quindi resistente alle usure, resistente alle sollecitazioni e quant'altro, che si può rompere, ma è un po' difficile che si rompa. Viceversa, io che abito in campagna, questo contatore che ho attualmente è il 10° o l'11° che ho. Perché regolarmente ogni 2 o 3 anni arriva un fulmine nei paraggi, certamente. Scarica a terra, anche se non colpisce. Esattamente, se ne sono bruciati 2, completamente bruciati fusi. Fusi, che è arrivato il fulmine e se l'è beccato in pieno. Era il famoso fulmine Giulivo. Allora, voglio dire,
e quindi sono sensibilissimi strumenti che si meno hanno starati sostituiti altri 3 o 4, quindi è il decimo che mi cambiano, no? per cui praticamente è un apparecchio sensibilissimo, misurando le correnti indotte, e quindi correnti molto deboli, deve essere quindi sensibilissimo, essendo sensibilissimo è sensibile pure alle variazioni magnetiche oltretutto, no? E quindi no, questo va bene. No, ascolta un attimo, la cosa più enorme, sì, in tutto possiamo... questo. Ascolta, è finito. È opportuno, tralascio altre cose, insomma, che è troppo lungo, ve la andate a leggere. Circa la riprocessione. Allora, analogamente il documento OIML D020 del 1988, verifica iniziale e successiva degli strumenti dei processi di misura, riporta nell'introduzione le stesse affermazioni circa l'applicazione di disposizioni agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, quindi per esempio le bilance, nella protezione dell'ambiente e della medicina. Giova, quindi è normale la cosa. Giova infine osservare che al punto 3, punto 5, è esplicitamente prevista la procedura di verifica mediante l'autocertificazione da parte del costruttore dell'apparecchiatura qualora questi sia opportunamente qualificato, e in tal caso sono previsti idonei controlli occasionali o indagini sulla scorta di segnalazioni. Ma qui siamo di fronte a un prodotto che viene dalla Cina e non si sa da dove cazzo viene. Circa la riproducibilità delle caratteristiche del prodotto, quindi il costruttore emette una dichiarazione di conformità al prototipo approvato, perché il prototipo deve andare in tutta quella serie di uffici di certificazione che abbiamo detto prima, quindi deve prima far approvare il prototipo. Infatti, se oggi tu vuoi fare una sputacchiera, devi andare, e la vuoi brevettare, no? Devi andare in giro per una marea di uffici. Certo. Dove ci sono quelli che ci sputano per vedere se funziona. Quindi. Allora, al prototipo approvato, depositato presso questo dipartimento, quello che dicono, sì. Direzione Generale per la Motorizzazione o quello che sia, in questo caso la motorizzazione, che accompagna ogni esemplare commercializzato, cioè il libretto deve essere, cioè quando ti vendono una cosa, per esempio il videoregistratore o la telecamera o la fotocamera, ci deve essere allegato la garanzia, il libretto di istruzioni, ma soprattutto il modello di approvazione. Ma guarda quello che è successo alla Volkswagen dopo l'accusa americana. La conformità a quello che è il prototipo approvato. E quindi, con riferimento alla datatura dello strumento misuratore, si osserva che l'eventuale mancanza di questa di per sé non costituisce prova di difetto del funzionamento, bensì occorrerebbe dimostrare che in particolare il dispositivo ha realmente effettuato misurazione errata, devono però sempre rispettare le prescrizioni del costruttore riportate dal manuale d'uso di manutenzione. È vero, non c'è bisogno della taratura per ogni singolo strumento, si sono fatti una legge anche su questo, però occorre che lo strumento sia prodotto in Europa col marchio CE o certificato con marchio CE, anche se prodotto all'estero. Il prodotto deve essere omologato e soprattutto deve avere la revisione, deve essere revisionato e soprattutto deve andare venduto o installato, come nel caso del contatore, col manuale d'uso allegato. Perché per mille motivi, anche per questioni di sicurezza, cioè responsabilità civile e quant'altro, non sa dire tutto. E quindi tralascio tutto il resto che ve l'ho andato a leggere, ma soprattutto vale la pena di dire che a seguito di tutte queste porcate qua hanno cercato di darsi il pannicello caldo, di crearsi un ombrello per ripararsi dagli attacchi. Allora sentite che cazzo ha combinato la signora Federica Guidi, perché non ha avuto il coraggio di firmarlo lei, questo decreto legge, ma lo ha firmato il suo vice ministro, il signor De Vincenti. Allora, decreto 24 marzo 2020. Bisogna vedere se la Guidi sa firmare, perché sai, quando vuoi mettere una croce può far pensare altre cose. Decreto 24 marzo 2015 numero 60, uno dei primi atti che ha fatto appena salito al potere. No, ci è andato per quello. Certo, regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, allegato 1, articolo 4,1 e articolo 8,1, periodicità della verifica dei contatori. Abbiamo detto allora che, per esempio, le bilance vanno tarate, non l'abbiamo detto, lo dico adesso, vanno tarate annualmente, tutti i norcini, i fruttivendoli, quelli che vendono materiali a peso o qualunque altro strumento di misurazione devono andarla a tarare tutti gli anni,
all'ufficio metrologico della Camera di Commercio. Ok? Le macchine abbiamo visto che si fanno dopo i primi 10 anni ogni 2 anni, no? Lo sanno tutti. L'autovelox, ad esempio, va tarato al CIT tutti gli anni, perché essendo un molto sottile, no, molto uno strumento delicato, ma soprattutto che va ad amministrare la giustizia e quindi è sensibilissimo nei confronti dei diritti dei consumatori, dei cittadini, perché uno può avere il sequestro della macchina, può avere la patente ritirata, eccetera, e quindi deve essere uno strumento inappuntabile e va tarato tutti gli anni. Allora, quando adesso abbiamo detto che questo è uno strumento fiscale, perché qui si esigono le tasse, attraverso il pagamento della corrente una buona parte è di tasse, tu non mi puoi fare uno strumento che sia inaffidabile. E allora che cosa hanno fatto? Contatori statici, bassa tensione, BT fra 50 volt e 1000 volt, di classe di precisione A, B o C, leggi? 15 anni. 15 anni. Il tempo è portare a termine la truffa. Infatti è quello qua, dal primo anno adesso. Infatti nel 2016 questo scade e si sono salvati il culo. Cioè, siamo di fronte a una classe di amministratori. Ma tu non lo puoi fare a posteriori quello lì. Oltretutto. Capito? Oltretutto. Non lo puoi fare a posteriori. Oltretutto. È dimostrato così che c'è la volontà di truffare i cittadini italiani. In tutto questo, però, nulla e nessuno soggetto giuridico o persona umana ha finora pensato di porre fine a questo stato di latitanza delle istituzioni, in primis la magistratura e gli organi di controllo, fra cui i certificatori, che in base al decreto 60/2015 sopracitato intervenga a porre fine a questo stato di illegalità totale, diffusa, palese, conclamata e dichiarata. Che altro vogliamo dire? Cari amici, non ve li inculate de pezza, si dice a Roma. Quando vengono a rompervi le palle, potete portarli in tribunale. Ma sfido in testa il contatore. Il contatore. Bello, in testa. Sfido qualunque tribunale al mondo a dire il contrario di quello che abbiamo detto adesso noi. È stata una illustrazione piuttosto lunga, dettagliata e magari anche un po' rompipalle, ma andava fatta. Così adesso sapete qual è uno dei vostri diritti che è stato soverchiato e di cui potete riappropriarvi con vantaggio in qualunque momento. Ciao a tutti. Accumulate un po' di migliaia di euro di debito con Enel, fatevi citare in giudizio e vincerete la causa. Pace e bene e tanti saluti al fulmine. Adoremus Priapus. Tanti saluti al fulmine giurivo, che non lascia l'uomo vivo e che saltella or qua or là. Nell'ulivo, è chiaro. No, ma soprattutto fra un contatore e l'altro, capito? Vabbè, ragazzi, oggi, come si dice, è lunga la strada, stretta la via. No, qui la strada è veramente stretta. Voi dite la vostra. E io ho detto la mia. Esattamente. So long, sempre so long, eh? Sempre da dimostrare sempre a quelle che non si credono. A proposito di misurazione, ricordiamocelo bene, bisogna stare attenti. L'unità di misura. Che sono quelli che, capito, si preoccupano della lunghezza dell'uccello. Allora, attenzione, che non adoperate apparecchi che non siano tarati quando volete fare la misurazione. No, ma io non ho mai capito poi come si misura il pene. Ma che ne so, io che ma lascialo misurare Nicky Vendola. A me basta una cosa solo, che mi sollazzi, sì. Per il resto può fare quello che vuole. Nicky Vendola, vedrai che sarà promotore nella regione da lui controllata. Ha detto che si dimette. Sì, appunto. Deve accudire il bambino. Aspetta, che devo finire. Ah. Nella regione da lui controllata emetterà una nuova legge per la certificazione, no? Millimetrica della lunghezza del pene di tutti i sibariti. Bene, bene. Beh, anche noi abbiamo avuto i nostri lot e la sabbia, no? Sodoma e Gomorra, no? Sibari. Sibari, no? Sì. Molto più nota Sodoma e Gomorra, molto più importante per noi Sibari. E invece non si sa. Noi abbiamo Sodoma e Camorra. Bella, questa mi piace, questa definizione, ottima. Vabbè, chiudo? Sì. Ciao a tutti.